Azioni di sensibilizzazione, peraltro, sono previste anche nel PAC che ieri il Consiglio Comunale ha approvato. Sì, c'è proprio tutta una parte dedicata alla sensibilizzazione e alla educazione e al coinvolgimento e alla partecipazione. Ecco, qua diciamo che di partecipazione non si può non parlare perché con Green City, Italia, Land, questo è proprio quello che ogni tanto noi pensiamo dovrebbe essere in città. E comunque il tema della comunicazione e dell'educazione a partire dalle scuole è fortemente descritto con tutti gli obiettivi nel PAC che ieri sera finalmente abbiamo votato e che comunque sarà uno strumento strategico e di piano fondamentale per dare concretezza alle azioni necessarie per arrivare alla città ciclopedonale, per la gioia di chi non ci vuole credere. Ecco, proprio sull'approvazione del piano aria clima di ieri, gli obiettivi che si sono prefissi sono obiettivi realizzabili, anche ampliando una base di condivisione senza che vengano tacciate di follie green? Ma sicuramente tanto, grande parte la stiamo già attuando, ovviamente deve essere implementata. Teniamo conto che ad esempio il nostro regolamento dell'aria è già un pezzo di realizzazione del piano aria clima, in cui noi comunque abbiamo chiesto la chiusura delle porte, il divieto della bruciare la legna, una serie di iniziative. Abbiamo appena deliberato in giunta un documento che norma tutti gli eventi che devono essere eventi organizzati dal comune, eventi green. Sono azioni che progressivamente invaderanno la città. Poi ci sono tutte le azioni sulla mobilità e sul verde, sulla depavimentazione dei suoli, in parte già programmata, pensiamo a via Pacini che abbiamo in queste settimane riportato alle persone e tolto alle automobili. Ecco. Lei ha dichiarato che questo piano porterà una drastica riduzione delle auto, aumento delle elettriche, Milano a 30 km. Sono obiettivi realizzabili? Devono esserlo, perché noi dobbiamo arrivare al 2050 con una città carbon neutral e al 2030 con una città 30 e ciclopedonale, quindi devono esserlo. Ovviamente le azioni devono essere fatte in progressione senza penalizzare troppo pesantemente le persone e dando in cambio delle altre cose. Però diciamo che la prima azione, che sarà quella della città 30 e che noi vogliamo anticipare rispetto al 2030, ed è la creazione di una serie di aree ZTL pedonali in tutte le aree sensibili, che sono quelle delle scuole e degli ospedali, secondo me è un'operazione che da domani mattina deve già partire.